Marco Vincenzo. Eccoci qua, buona giornata a tutti dal laboratorio di iPhone Assist. Sono più o meno le 11:40, 11:38 facciamo, e siamo in live, insomma, siamo in diretta da iPhone Assist. Ciao a tutti, il telefono mi sta avvisando che sono in diretta, come se non lo sapevo, però fa piacere che ti dicevo, guarda che sei in diretta, oh, grazie. Ti ricordano? Allora, qui con me abbiamo, nell'ordine di apparizione o nel disordine di apparizione, alla mia destra, at my destra, c'è questo tipo qua. Lo C'è vedete di questo spalle per adesso, tipo eh? qua, Saluta, lo gira vedete da di spalle adesso, stalla. Saluta, Fai un gira da salutino. stalla. E lui si chiama Fa un saludino. Alessandro, E lui il si chiama Bodrugno. Ora Alessandro, andiamo a vedere che il sta a fare, perché lo Bodrugno. possiamo vedere anche da più Andiamo a vedere vicino. sta Che sta fare, combinando? perché stiamo Diciamo, vedendo questo è da più quello che sta vicino. combinando. Oh, questo è Eccolo, quello che sta guarda. combinando. Dobbiamo cambiare questo connettore che è smaciullato. Voce del verbo smaciullare. Di connettore dot project iPhone 11 Pro. Finalmente l'hai detto, iPhone 11 Pro. Quindi qui non potete vedere cosa. E il dot project non funziona bene. Sì, però non funzionerebbe e il connettore FPC. Ah, se proprio vuoi sapere nello specifico il PCD. Mario Pagani, buongiorno, buona domenica. Mario Pagani, buongiorno, buona domenica. Allora, quindi alla mia destra c'è questo tipo che sta sulla postazione Thunderbolt. Tutte le postazioni qua, se venite a fare il conto da noi, ma sei un po' buio però, lo sai come è un po' buio? Aspetta che vediamo un po' di luce. No, funziona, è importante che vedo io, poi se non chi se ne frega. Allora quindi lo cambi o lo No, lo cambio perché già qua questo non si muove, questo si muove, vedi che si muove pure. Mo lo andremo a demolire con il saldatore, così non rischiamo di andare a danneggiare la scheda. Poi risalderemo l'altro connettore mettendoci lo stagno a 183, quindi abbasseremo un po' la temperatura di fusione. 183 33 33 ragazzi, e lui c'ha freddo, sta e io sono abituato in alto. Allora invece alla mia sinistra, abbiamo quest'altro ragazzo. Fate vedere, gira un po'. Voi, come un attimo solo. Saluta. Salve a tutti. Lei chi è? Lei l'ha portato con te. Come mai? Lei chi è? Lei chi è? Certamente non stiamo lavorando in lavanzata. Questo è Giovanni che ci viene a Giovanni che si vuole dire da attaccare Salutiamo da Cassino il nostro carissimo.
posizione. Grazie Claudio. Questi con tutti sti cosi qua, uno, così non c'è più l'ego. Quale audio? Claudio. Dei miei iPhone che sono stati per catturare le vostre belle facce. Non so se impiego. Adesso dovrebbe essere sparito l'ego. Claudio, dimmi se è così, perché io non lo sapevo che c'era l'ego. Grazie comunque della segnalazione. Appena che passa a casino, caffè pagato, cena pagata, pranzo, quello che vuoi. Ok? E stavo salutando anche Angelo L, che non so, non mi ricordo da dove ci segue, ma anche lui è il nostro assiduo visualizzatore, si dice così. Allora, togliamo la schiena di quel ragazzo e mettiamo invece la lavorazione, così mentre io pure sto lavorando, non è come sto girando i pollici, no, però non spaventare. Adesso mettiamo quello che sta combinando, che sta la spaccatura in tasca, mettiamo quello che sta combinando, che sta la spaccatura in tasca, ecco come sta Giovanni. Ops, lo mettiamo qui al centro della musica. Al centro iPhone 11 Pro, l'hai già tolto? Lo stai spallando? Eh sì, lo sto rompendo, perché è meglio romperlo anziché surriscaldare la schiena. Romperlo per trovarlo, giusto? Sì. Giova tu l'hai fatto? Sì. Che hai fatto? questo è quello che sta a fare i soldi, questo è quello che sta diagnosticato ieri Alessandro, un audio tuo qua. Adesso perché c'hai il microfono incorporato, il tuo. Ma lo tengo spento. Che cosa tieni spento? Il microfono. Eppure postazione 4 rientrava, l'ho tolto, dai, non ti preoccupare. Non so se adesso Claudio ci dice che è sparito l'ego, vediamo un po'. Ah, ci segue da Sanremo. Infatti c'era l'ego, l'ho tolto. Claudio deve essere sparito da Sanremo, Città dei Fiori. Ci trova un paio di chilometri al confine francese. Ok, grazie Angelo. Non sapevo che era Sanremo. O meglio, forse non me l'avevi mai detto che ci seguivi da Sanremo. Ok. Dunque, dicevo comunque, io sul banco ho un iPad Air che non caricava. Adesso carica, però fa il seguente difetto. Quando io provo a farlo accendere, si vede un attimo la mela e poi... Ciao. Però è acceso l'iPad, perché se adesso lo vado a collegare... con il computer mi dovrebbe dire che c'è un iPad Air e che è acceso, ma sullo schermo non si vede nada. Ok, andiamo a vedere di fargli vedere qualcosa. Io già so, o meglio immagino, più che so, magari immagino qual è il problema. Se vi state domandando perché lavoriamo la domenica, io non lo so. Se lo sapessi. Perché questi mi fanno lavorare, che volete? Io volevo starmene a pancia all'aria, vengono a dire lavoriamo, e mi tocca lavorare, porca miseria. Io non capisco queste cose così strane. Perché mi fate lavorare quando non voglio lavorare? Voi, sto parlando con voi. Decidi tu, noi decidiamo. Ah, decidete voi. Ormai abbiamo impadronito. Ti lascio lavorare in pace. Questa è la mia lavorazione, ragazzi. Mo, come avete visto qua, i mezzi multimediali non ci mancano, possiamo guardare tranquillamente quello che sta a fare l'alunno e dargli uno schiaffone se lavora male. Nel caso lì c'è il professore, non è l'alunno. Però potremmo anche andare a vedere il signor Giovanni, che sta nella postazione number one, dal suo microscopio, che sta combinando, e se sbaglia uno schiaffone. Che sta a fare? Giusto, Giovanni? Solo che lui furbescamente... Mi aspetto gli applausi! Furbescamente il computer non è acceso, ma non l'ha ancora inizializzato, perché a lui non gli serve, sa già tutto, giusto, no?
Mi sbaglio? Sai già tutto? Sì, ma non sto lavorando con gli schemi. Allora, nel frattempo comunque ci guardiamo alle spalle, lo teniamo sott'occhio quel tipo là, che se sbaglia vado pure là, anche se è professore, e gli diciamo qualche cosina, no? Abbiamo si tolto. Chiama Bodrux, dicasi anche Bodrugno, Alessandro Bodrugno. Hai tolto? Hai tolto? Eh sì. Udullisti? Eh sì, vedete. Aspetta, aspetta, per vederti devo fare... Adesso ti vedo, dica. E l'ho tolto, vedi? Ah, stai rifacendo le piazzole? L'ho visto prima, dice, che cavolo sto facendo? Ma sembrava una strage prima, infatti. Però hai visto, mo, che bello. Ho capito, però, lì per quando lì, sembrava che sai che stavi a combinare. Ho visto un po' di difficoltà, se non sei capace, ti dà una mano Giovanni a rompe tutto, non ti preoccupare. Giovanni, ma convinto. Fatti dare una mano da Giovanni a rompe tutto, no? Se tu non ti fai dare una mano, vediamo se ci dicono delle cose. Per un po' di difficoltà. L'eco apposta è sparito. Sandro, ciao, poi ti dico perché abbiamo purtroppo brutte notizie per te, perché abbiamo, diciamo che anche qui il maestro ha detto la stessa cosa mia, ha detto purtroppo la nata. Poi magari organizzati per quella scheda e poi ci parliamo per altre cosettine, va bene Sandro? Comunque poi domani magari ti chiamo e ne parliamo se vuoi. Se vuoi se vuoi parlare con me. Dunque, invece qui su Facebook abbiamo tanta gente che ci sta guardando, che andiamo a salutare. Mario Pagani, nostro ex alunno. Ciao Mario, che fai questi giorni? Stai a casa, esci? Dice, questo Covid dove vado? Vito Palazzolo, Luca Andrea Roberto. Oh, Daniele Notte, nostro ex alunno. Ciao. Antonio Antonucci, non è che sei parente di Massimo, Anto? Perché c'è Antonio Antonucci che ha lo stesso cognome di Massimo, no? Giusto? Voi conoscete Massimo, vero ragazzi? Sì. Perché lo conoscete? Perché è venuto qua. Perché viene sempre qui, dai su, non fare così, ma non li vedi quanti bravi, è quella canzone là, no? Sì. Vado a vedere un attimo su iPhone Assist Roma chi ci sta salutando, perché purtroppo bisogna fare il giro delle pagine. Eccoci qua, siamo in diretta anche... Stefano Assist Roma, ok, i commenti saranno visto, nessuno sta commentando. Perfetto. Come mai, ma chi sarai? Per fare questo a me, giusto? Non ti interessa che ti aspettavo. A dove? Che aspettavo te. Ok ragazzi, ritorniamo alla nostra live, e salutiamo naturalmente tutti voi che ci state guardando e andiamo a vedere. Allora, questo iPad, vi dicevo, non caricava, adesso sta assorbendo una... Mamma mia, l'ampere 9, ok, oh, ma che se scarico secondo te? Non mi dici che sta bollendo la scheda, perché l'ampere 9 mi pare già gelato, No, non scalda niente, sta caricando. Sta caricando. Ok, dovremmo capire però che problema ha, perché un attimo mostra la mela e poi ci saluta. Vediamo se lo fa, lo scherzo ancora no. Lo fa solo quando all'inizio, cioè io gli do la lighting, collego la batteria, mostro un attimo la mela e poi basta. Ok? Andiamo a collegarlo al computer, perché il computer dovrebbe... Ecco, l'avete visto la mela appena che ho staccato, guardate. Guarda, fateci caso, pure voi. Colleghiamo l'alimentation. Okay. Dovrebbe comparire la mela, vediamo. Ehi amica, dove sei? È sparita. Vediamo se quando scollego compare. Ops. Prima era comparsa, ma che fai? Scherzi io. Amico, che scherzi da villano sono? Che iPad strano, eh? Allora, assorbimento. Adesso stiamo su un ampere. La mela pare che non ce la può più vedere. Facci vedere questa mela tu. E faccela vedere. E faccela toccare. No, toccando perché la mela non ce la tocca. Yeah, ok. È uno scherzo che ha fatto lì a un passante. Allora, lo colleghiamo al PC per vedere se si muove, se sta fermo o ci segue nel camino, giusto? Allora, che ci dirà? Collega bene la saldatrice, dottor? No, sta cambiando un attimo. Sta a fare un casino, dottor. Allora, il computer mi ha detto din dun dun che c'è qualcosa. Che ci sarà? No, ma dai, che ci può stare? L'ho collegato adesso. Sotto, io ti tengo sotto controllo a te, stai sempre qui in live. Oggi sulla... c'è live. Con te. Ah. Se, metti bene a fuoco, non si vede niente.
Ok, io ti rimpiccolisco un po' perché sto lavorando pure io, Lei non faccia casini, mi raccomando, perché dopo se no vengo lì e mi tocca redarguirti, ok? Va bene. Oggi ha detto che tanto il pranzo ce lo offriva cosa qua, come si chiama? Il dottore, se no cucino io, perché no. Ieri ha detto che ce lo offriva il pranzo, magari oggi, oggi non ce lo offre più, capito? Lo offro io. Allora, intanto il nostro iPad è in modalità recovery, vi faccio vedere perché l'ho collegato al computer. Dove c'è stato? Eccolo, questo qua. Oh, Treo Tools, eccolo qua. Treo Tools ci dice che siamo in recovery mode. Sarebbe a dire che è in modalità di ripristino. Ci dice tutto quanto quello che ci interessa a noi, a poco. Ci dice che c'è un serial number con un iPad Air, lo sapevamo già questo, che è in recovery mode. Poi network type wifi, in pratica sì, questo qua non è 4G ma è solo wifi. Andiamo a vedere di fargli una flashata. Quindi allora da ieri scarica Treo Tools, vero? Sì. Vediamo, download, perché non scaricava più. Vediamo se mi fa il downloading a me. Per ora stiamo a 0%. Allora, la versione che mi sta scaricando è 12.5.5. Che offre di più? A me non mi sta scaricando niente per adesso, Se vuoi ti vendo il computer. Che fai? Vendi il computer. Vendi il computer mio. Ma quello è mio quel computer, che mi vendi? Ti vendo i no, diritti. Sta scaricando, sta zitto. Sei 1%, sta cominciando. Diciamo che sta inizializzando a scaricare. Va bene, allora, mentre che questo scarica, perché ci vorrà un pochettino, non è che abbiamo la fibra pura, abbiamo una fibra di merda, cioè sarebbe di quella che quando funziona stai fresco. E non è pura. È spuria. Andiamo a curiosare, vediamo quel ragazzo laggiù, sulla mia sinistra, che sta a combinare. Allora, stai qua. Ui, che sta a fa? Dove stavo? Ah, eccoci. Che sta a fa? Sto riballando il dot. Hai acceso il computer, come mai? No. Ma come mai? Ma chi sarà? Devo aggiungermi alla vostra line. E devi mettere il plugin. Sì. Sai mettere un plugin? Certamente. E datte una mossa su. Ok. Io ti attendo qui, Intanto vado a curiosare che sta a fare quell'altro alla mia destra invece, ok? Alla mia destra abbiamo il signor Alessandro Bodrugno. Dove stai? Dove vedo? Ah, ecco, sta qui. Ancora sta a pulire. Sto facendo le saldature. Se volessi fare il pulitore, dimmelo, perché inizia a trovarmi il connettore piuttosto. Connettore, questo è identico a tanti altri connettori. Che te devo trovare? Sì, ma un po' di iniziativa, su. Che lo smonto da un'altra scheda, dai. Ok, meno male che l'hai capito. Questa te basta? Te la lancio? Te la tiro? Fammi vedere. Aspetta, che la sto prendendo, ma non fammi vedere. Fammelo toccare. Insomma, non si fa così, però, Davanti a tutti, fammelo vedere. Non lo devi dire a tutti che me lo devi toccare, Tieni, guarda, questo te va bene? Fammi vedere. Non è buona? Non sono uguali? Penso di sì, come vediamo. Pensi di sì o pensi di no? Guarda, te ne do pure un'altra, tante volte meglio eccedere, Questa però è buona, non te la vorrei dare, perché questa è buona per lo swap. No, a me servono quelle che sono... Quelle sverginate, ok, va bene. Dunque, stai pulendo ancora, ammazzate, Bisogna fare gli spazzini. Fai il pulitore, su. Oh, però le piazzole sembra che le hai fatte bene. Sembra che devo fare il corso? Sembra che puoi fare il corso, sì. Ok. Se invece ti devo dare l'attestato, perché dipende da come vai, Infatti, ho portato il logo comunque. Fatti qualche logo? Personalizzato, così personalizziamo l'attestato. Ah, ok. L'hai portato? Sì. Bravo. Allora, vai. Oh, ma stai ancora mettendo l'altro stagno? E lo devo aggiustare, vede, bisogna mettere lo stagno qua e lo stagno qua. No. Stai mettendo quello a 240 gradi? Sì, 8000. Non si sa mai che tu magari invece che 138 lo metti a 240. Giovanni, di qualcosa! Sto lavorando! Dai Giovanni, dino qualcosa, prova. Stai lavorando? Prova. Ma io non ti ho visto di mettere il plugin però, plugin, scusa. Perché non sto lavorando un'attimo, con una fumata. Ma pure. Poi metti il plugin. Pura la fumata. Anzi, plugin. No. Ragazzi, questi di domenica mi fanno lavorare. Io ho detto di no, dici no, lavori. Oh, ma io la domenica è sacra. E che devo fare io? Non conosco nessuno, non è venuta nessuna. Ti presentavo la signora lì, quella del B&B. Non è sempre presentato nessuno, te faccio vedere io. Come non te la presento? Te la presento, quella lì. Ah, a proposito, oggi che ci beviamo? Quella promette bene, che si beve che ci beviamo? Ah?
Una bella bottiglia di vino di uno. Ma quello non lo vuole, che non è astenico. Ah, è astenico. Io ho fatto mezza bottiglia di vino. Vuole solo la birra, quello. Solo la birra, 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 birra. Giuseppe. E poi solo la sera sta bene, anche il giorno. Ah. È proprio da... Innanzi a ieri sta ha buttato a bordo ieri. Sarebbe bevuto ieri. Si è bevuto la vino ieri. L'amico da Roberto mi ha detto prendila da 33, me l'ha presa da 66. Alessandro, è come le prendi? Sto bevendo due. Tu quindi ieri ha bevuto senza dirmi niente. Bravo. Hai capito lui? Dunque, vediamo intanto qui, abbiamo anche Sandro Gallino, buongiorno maestri, ma quello l'avevamo già visto. E poi qui, Mario, dici qualcosa e ti dirò chi sei, giusto? Vuol dire? Sì. Ok. Allora, vediamo questa. Oh, ma vedo che Facebook mi mette in automatico quello che dico, quindi se uno anche non ha messo l'audio può leggere quello che stiamo dicendo. Certo, ogni tanto sbaglia a scrivere, ma insomma... Ciò che è gratuito non si guarda in bocca, no, giusto? A cavallo donato non si guarda in bocca. Era quello che stavo dicendo, me l'ha tolto da, non so, me l'ha tolto dalla lingua. Eh sì, ragazzi. Allora, facciamo Robin Hood. Oggi qui a Roma è una stupenda giornata, c'è il sole. Fa un pochettino freddo, perché stiamo a 9 gradi adesso, però meglio che un calcio in bocca. Intanto si è aperto pure iTunes qua, che se sta impicciando che va a fare lui il ripristino. iTunes, te ne dai un attimo a fare la spesa. Ciao. Allora, rubiamo il connettore. Rubiamo. Le ricchi per dare copri, sì. Ok. 21 minuti. Ah, già sono 21 minuti che stiamo in diretta, dice qua, lo sai? Sì. E come mai? Fa vedere se è vero. Live, no, sono 22, vabbè. C'è un piccolo ritardo tra la nostra diretta... Che è quello che si riesce a vedere lì, no? Oh, ma è sporco. Ah, questa è quella di recupero. Sì. Mi pareva un po' brutta a guardarla. Sì. Ah, te pensavi che era quella che... Sai com'era? Un po' rovinata se era quella, eh? Poi chiude sta cavolo di porta col suo sicuro dell'animaccia. Mi sta facendo un sigaro pure a me. Ma guarda se chiudono le porte. Chiudono le porte? Guardano le voci? Qui sta scaricando sempre il firmware, eh? Sulla mia postazione siamo arrivati al 20%, ci manca ancora un po', quindi nel frattempo andiamo a curiosare che cosa fa il Bodrux, il signor Bodrugno, il Bodruchese. E nel buio sento sussurrar, prego, vuoi ballare con me? Grazie, preferisco de no. Non ballo il tango col caschè, perciò grazie, prego, scusi, ritornerò. Hai capito, Alessandro? Sì. Ok. Oh, ci abbiamo preso il connettore, eh? Ai, signor Longari. Hai detto in italiano cosa? Scusa che non ho capito. Ci siamo presi il connettore. E hai sbagliato pure adesso, poi? Ho rubato il connettore. Devi dire, abbiamo preso il connettore, va bene. Vabbè, mica abbiamo tutti, uno io. È un plurale maestatis, te l'hanno mai spiegato? Oppure ho preso il connettore, ma quello che ho detto prima, rimangiatelo, va. Però c'è un piccolo problema, che sta luce me dà i nervi, sì. Come che gira qua? Perché che fa? Mi dà riflesso alle lenti. Ah, ti riflette sulle lenti. Porca miseria. Dovete sapere che io sono parecchio. Lunatico. Strano. Come si dice? Strano? No, non è strano. Nemmeno. Dimmi qualcosa che si può dire. Deve essere tutto preciso, se no. Cosa non... si può? Eccolo, è questo qua, quello lunatico. Ora stiamo guardando schiena, mentre che sta pulendo, ma è lui, eh. Guardatelo come sta bardato. Pare che qua ci stanno 10 gradi sotto zero. Oh, devo stare bello caldo, se no non è puro. Mo bello caldo, non esageriamo, su. Poi tu l'hai acceso adesso. Come? Da stamattina che ti ho acceso? Ma guarda che sei pure un po' strano, eh. Allora, è pulito? No. Te gusta? No, ancora. No, ancora. Bisogna che sia pulito. Guarda che bisogno sta là, eh. Lo so. Se hai bisogno lo chiamo bisogno, eh. Bisogno!
Che sta fa? Ma pure tu stai con questo giubbotto? Sto prendendo un attimo caduto. Ah, perché sei appena tornato da fuori, perché sta quello con il giubbotto? Noi siamo in Africa. Oh. Ragazzi, voi siete nati freddi. No, è che noi siamo in Africa. Ah, voi siete in Africa, ovvio. Vabbè, oh, venite la prossima volta a luglio, agosto, così magari state nel vostro ambiente. Sì, luglio agosto, mica vengo qua. Cioè, oh, il mare. Lì, che sai, io dico fa un corso, mica veni a Piazza del Mare, porca miseria. Venite voi lì da me, ma l'hanno chiesto di fare i corsi, tu non c'hai le postazioni, c'hai mezza postazione. E se ne vieni a tutti. Sì, muovo per tutte le postazioni. Assumici. C'è manco spazio lì tu. Io non c'ho spazio. Sì, c'hai un metro di camera. Ma lì. Che dici? Un metro e mezzo, va. Sono 4 metri per 3 il laboratorio, eh. Aspetta, ripeti che ha detto, guarda in faccia. 4 metri per 3 il laboratorio. Giura. Giuro. Sulla tomba di Arturo. Io ho 4 metri di balcone solo per me. Senti, ma mettiti bene la maschera. Ragazzi, questo ragazzo della via Gluck qui è un grande. Già è un grande adesso. Mo c'ha 4 metri per te. Mo ci metterà 7-8 microscopi là. 10-4 stazioni saldanti. E dopodiché diventerà. Poi inviti Renato, inviti Giuliano. Graziano. Graziano. Oh, Graziano. E mi sbaglio sempre. E poi vediamo Emanuele, 5G Mobile, no? C'ha ruffiato Emanuele. Non è vero. Sempre con questo Emanuele in bocca sta, non so perché. Io non c'entro. Emanuele, io lo saluto, ma insomma, tutto Emanuele. Oh, io voglio essere contento. Quando compro il materiale che mi serve, devo essere contento, no? Sei contento? Sono contento. Sei contento? Stai contento? Tu non sei contento di Emanuele? Caspita, Caterina. Non te vuoi lamentare, No, mi sto lamentando? No, ci mancherebbe. Madonna, sto film, quando è che me lo fisce a scaricare? Intanto stiamo guardando sempre quello che fa nella postazione number 4, numero 4, il dottor signor Alessandro. Vediamo se ho sbagliato, ho preso quello più lungo. Allora, qui intanto al firma siamo arrivati al Maronna, ancora 35%. Che palle, che bello! ragazzi, il download è un po' lento, non dipende da me. Magari dipendesse da me, io già avrei preso. Cosa possiamo dire nel frattempo? Che il nostro alunno Francesco sta facendo passi da gigante. Certe volte pensiamo, ma che c'è da fare a fare il corso visto che è già bravo, però. No, ci pensiamo che l'abbiano mandato in incognito per vedere che cosa. Ah, ce l'hanno mandato per spiarci? Io l'ho detto, tu ci sta più a in giro. Può essere pure. Oggi sta a giro con la famiglia, no? Eh sì. Lo vogliamo chiamare per sentire che sta a combinare? No, noi glielo non facciamo. Dai, e chiamiamolo su. Dai, e sentiamolo un attimo. Sarà contento se lo chiamiamo, poi magari facciamo finta che gli vendiamo qualcosa, così ci chiude il telefono in faccia. Salve, siamo della Wind. Ce l'avrai il mio numero di telefono questo? Penso di sì. No, quello cellulare, quell'altro. Ah, quell'altro, non lo so. Vabbè, ma ci starà guardando, sarà che... Sarà che? Sarà perché ti amo. Tara, lo sto chiamando, vediamo se ci risponde. Magari non ci risponde perché pensa che è una pubblicità, no? Sentiamo. Scusa Francesco. Quella? Beh, aspetta, la faccio acceso. Che gli stiamo facendo? L'ho letto? Sì. Siamo della Folletto, vorremmo venderle un folletto. Come Giuseppe? Chi è Giuseppe? Non lo conosco. L'ha scavato. Ciao, buongiorno, stai in giro con la famiglia? Noi stiamo in live, stiamo lavorando qua, Come lavoratori, Sono tutti più disgraziati qua. Ma pure sono venuti qua dicendo, no, oggi si lavora. Come, è domenica? Ti stiamo nominando, dicendo che non sai fare nulla, però non ti preoccupare, su, dai. Stai migliorando. Oggi che cosa visitiamo di Roma? Ai Fori Imperiali. Quindi al Colosseo l'avete già visto? Avete pagato? Che so, tante volte conoscevi qualche guardia lì, qualche centurione. Non conosci centurioni? Vabbè, no, è giusto, Sì, allora quindi adesso andate a vedere la piazza lì, poi a Via del Corso, giusto? Sì, sì.
Ci arrivate fino a Piazza Navona a piedi, no? Ah. Avete che? Ah, hai capito. Guarda che ci sono le ZTL, eh? Ma Enjoy, Enjoy, fanno la multa Enjoy, che te ne frega, ragione. Vedi, è tua la macchina, giusto, questo è vero. Comunque ci sono dei posti carini, se vuoi ti indico un ristorante bellissimo a Piazza Navona. Allora, mio figlio vuole mangiarsi una buona carbonara, se tu mi indichi qualche posto. Io a Piazza Navona c'è il ristorante Mignanelli, casualmente c'è un ristorante Mignanelli da quelle parti. Si chiama come te? Caspita Caterina. È un po' caro, però cucinano da Dio. Ma certamente. Ah, ok, grazie. Oh, buona passeggiata, eh. Vabbè, ci vediamo domani, non ti stancare che domani ti apriamo il culo e ti facciamo lavorare. Ciao, ciao. Vedi, la gente va in giro e non sta a lavorare, eh. Insomma, che si fa così? Appunto. Lui se ne va in giro con Piazza Navona, Piazza di Spagna e tutto il resto. Noi stavo qua a scassare e a lavorare. L'ha già saldato nel frattempo? Mi tiene avvisare che ero distratto. Vuole il link, poi gli mando il link. Vuole il link lungo, capito? Sì. Del ristorante. Poi se vuoi, stasera ci possiamo andare se vuoi, ma tu la sera ti addormi appena che fai da quelle parti, vero? Sul letto? Eh sì. Sto parlando con te, eh? Con chi? Con me? No, con me. No, no, la sera me ne vado così tranquillo. Se no non trovo parcheggio là dietro, Giuseppe. Giusto per dire, eh. Ma non dire che non ti ho potuto portare in giro per Roma. Già, ieri sera ce n'era di meno, siamo arrivati... Vede Simone che sto ragazzo non vuole andare in giro? No, io vado a carburare. Cioè? Vai a fumare la sigaretta? Eh sì. Ragazzi, sono circondate da gente che... Fuma. Ah, ma è inquadrato quando ho fatto... Sì, inquadrato che sì. Sono inquadrato che sì. Sei sotto tiro, non l'hai capito? Giovanni, che stai a fare? Sto ripulendo il pensiero. E che stai facendo con lo stencil vetro? Che cosa? No, l'ho sotto dietro. Ah, lo stai vedendo? Sì. Che pasta è questa? C'è un dottore dei gali. E perché non hai preso la meccanica, hai preso questo proprio? Questa qua, me la sono trovata. Questa è l'amico di Giuseppe Lavuto. Chi è? Ma non si può dire. Che significa, mo? Di che stai a parlare? L'amico tuo. Chi è l'amico quello mio? Quello del cuore. Cominciate, eh? Che io meno a tutti e due, eh? Avete capito? A tutti e due meno. Sì. Io insomma non so di niente qua. E subito. Allora, mandiamo la posizione intanto a Francesco che ce l'ha chiesta, eh. Qui sta scaricando il film, ragazzi, eh? Intanto per rallegrare il giornale. Guardiamo pure che sta a fare quel ragazzo laggiù. Il signor, eccolo qua, è lui, quello che sta di schiena. A che punto sei questo con 11 Pro? Fatto. L'hai fatto? Fatto. Già fatto? Il titolo? Dove sta? Eccolo qua. Altro, posizione, no, che cazzo per pure tanto, altro, posizione, stai fermo, allora cerca, sto cercando
il ristorante, ammazza quanto l'ho pescato per cercarlo con questo coso qua. Non so quanto sì. Allora. Quindi, in ciò per cui, come procede Giovanni? Adesso la vedi un attimo, la devo solo pulire. Mi sono dato colare a 210 gradi, l'ho spianato un attimo. Ah, l'ho spianato? Ma tu stai aperto. Lo stai confessando? Stai aperto, perché stai aperto? No, già da ieri. E non l'hai chiuso? No. Come fai a vedere? Va bene, adesso ripassalo. Avrai già riballato, sì? Sì. Ok, adesso ripassalo. No, lo devo solo pulire. Ripassalo con l'aria... A 280 gradi gli ho fatto un giro. Hai fatto già un giro? Sì, sì. Hai messo sì. La fissante, sì? 280 con il fissante e 20 fissante. Ok. E poi dopo con 210 gradi mi sono appiattito un po' le piazzole che stavano sui lati. Andiamo qua di aggiornare OBS pure. Ma tolgo il vecchio stagno della flat della GSI. Sì. E poi a 300 gradi, 20-30. Ci metto il dot. Oh, vediamo anche Giovanni che sta facendo. Installiamo il plugin. Ha caricato il film di Giuseppe? Sto facendo. Nel frattempo sto cercando di mandare la posizione a coso qua. Sì, che è stata roba. A Francesco del ristorante, no? Ah. Come si fa? Ci stai dando un ristorante che si chiama Miglianelli? Sì, perché? Senti, cavolate. È un parente tuo? No. Perché dovrebbe essere parente mio? Mo? È Miglianelli. Vabbè, no, forse, non so, non credo. Vediamo un po' di più sante residuo da qua. Allora, la RDI. Sì. Andiamo via. E abbiamo visto. Oh, questo sta rompendo il spazio. Vediamo tutto obiette postazione spazio apri un attimo quello.
aperto? Sì. Ok, metti al fuoco. Oh, vedi se si vede Giuseppe? Sì, lui. Sì. Come si chiama? Postazione 1, OBS postazione 1. Volevo solo un po'. Si vede? Perfetto, lo sto caricando con tanto fuoco. Saltare allora, fuoco. Vediamo un po', se esce fuori. Postazione, non so, eccolo qua. Trovato. Però non si vede niente, non ha aperto il coso? No, sta aperto. Sicuramente ce l'hai. No, eccolo qua. Me lo dà, ma no, non si vede niente dentro. Postazione 1, vedi? E non c'ha i pagini. Attivato la. Ma non è che sta condividendo lui l'immagine? No. E perché non mi arriva? Via la fotocamera virtuale. No, non c'entra quello. Quello è con Skype, ovvero dico. Perché non mi arriva? Eppure c'è l'occhio, no? Si dovrebbe vedere sull'uno, giusto? Aspetta che gli riavvio OBS. Può essere sia quello, sì. Io, a che stai facendo? Sto regolando il fuoco mio con... Fuoco meu. Aspetta che facciamo una cosa. Allora, mo gli togliamo sto merda di... Questa impostazione PC. Andiamo. Intanto qui lo scaricamento, ah, l'ha fatto finalmente, va, io intanto ripristino l'iPad, mentre che voi giocate. Programmi, prendiamo il, questo poi c'è per fare che punto sta per la... ha riavviato OBS? Sto riavviando tutto il PC. Ah, proprio il computer? Sì. Vabbè, intanto qua io mi faccio vedere. Allora io controllo invece se... che sto facendo io. Giovamo che si apre e poi avvia di nuovo. Allora, adesso lo ripristiniamo perché il firmware è stato scaricato, ragazzi. Andiamo a vedere se finalmente ci dà. Io immagino di sapere qual è il problema. Adesso lo sapremo dal firmware che cerchiamo di buttare. Vedete la mela? Sì. Ok. Stiamo tentando un ripristino di questo MacBook Air 1. Abbassa il volume giù, grazie. Allora, vedete, ha fatto errore al 20% mentre cercava di fare che cosa? Errore meno 78, auguri. Vediamo all'interno qui, switch view. Allora, cerco la NAND, errore, non riesco a ripristinare. A quanto pare abbiamo un errore sulla NAND. Nel senso che lui cerca di scrivere sulla NAND, ma nada de turba, nada de spante. Quindi qui, per questa parte, dobbiamo attaccare la NAND. E allora forse potremmo risolvere, perché lui si accende, lo schermo funziona e tutto il resto, la carica gliel'abbiamo data, ma va sistemata la NAND. Ok, e quindi questo purtroppo c'è un bel problemino. Adesso non so se era piena, non era piena, era vuota. Dovremo vedere, ok? Questo è quanto, smontiamo intanto, va.
togliamo la vite della batteria. Eccoci qua. Quindi adesso l'alimentazione non c'è più, stacchiamo lo schermo. Il nostro cliente che ci ha mandato questo iPad si chiama Giuseppe, come me. Per nome si chiama. Allora, ci ha detto che lui ha cambiato il vetro touch senza staccare la batteria e da quel momento non si accende più. E che se rompe la nave solo cambiando un vetro? Tranquilla cosa, sbaglio. Lui dice così, però poi magari c'era già sto problema sulla mezza, no? E no, non è che lo crea cambiando un vetro. Certo che lavora meglio di te questo giovane, eh? Lavora meglio di te, eh? Ah sì. Se togliendo un vetro mi spacca una nebbia. Ah, ok. Lo sbaglio. Ok, allora. Bene. Lì come siamo messi, Alessà? Sto avvicinando il connettore. Vediamo se Giovanni l'ha acceso sto computer, se sei online. Ma questo proprio non gli frega niente del computer, lo lascia lì, lo spegne, lo accende. La bada a capezzolo, mo, giusto? Sì, sei partito? Sì. Sono partiti? Sì. Sembra a terra andati? Vediamo un attimo qua il ragazzo. Quello è il connettore nuovo? Sì. Sei soddisfatto? Sì. Ok. Sembra quasi che stava sempre lì, sai? Hai visto? Ora lo rifiniamo come si deve. Cioè, che gli vogliamo? E ora gli mettiamo lo stagno che gli serve in più. Ah, ce n'è poco, non ti piace così? No, perché okay. Sennò... Scusa il disturbo, eh? Prego. Che va? Apri OBS, voglio che te vedi. O apristi? Sì, mo c'hai i suoi denti. O vedisti? No, c'hai i suoi denti. Ah, i suoi denti solamente, giusto? Se ti aprite a tre ore? Vabbè, dunque, allora. Qui c'è da rimuovere la NAND. Bene. Allora, entreremo da qui perché da qui c'è tutto un mondo. Quindi ci facciamo un piccolo varco qui sullo shield, ragazzi. Che entrando da qui lo togliamo preciso senza fare danni. Se provi a entrare da qui a altre cose, i componenti si spostano. Quindi poi succede un macello. Allora, andiamo a rimuovere un po' di placchetta. Sostagno, eccolo qua. Dice ma Gabriele Marici che si vede a tratti, però io lo vedo bene. Forse sei tu che c'è la connessione non buona. Dice che si vede a tratti, non lo so che sia. Perché lo sto seguendo dal mio telefonino, lo vedo bene. E anche su quest'altro telefonino che è Android, mi sembra che vedo tutto che funziona bene. Non lo so perché lui lo vede a tratti. Ok, allora. Io in genere mi collego sulla mia diretta e guardo lo streaming come arriva, no? Quindi è un po' strana sta cosa che... Ok, ci siamo aperti un varco, ragazzi, così da qui possiamo entrare per rimuovere la NAND senza fare danni.
ripeto, qui attorno c'è tante cose, qui c'è anche il tristare che avevamo sostituito, adesso l'iPad carica regolarmente, ma come avete visto dall'errore meno 78 c'è un problema sulla NAND. Prima ripuleremo la resina attorno e poi togliamo la nostra anzi il suo NAND, la memoria. Ok. Oh, non si vede, Giovanni. Niente? Posizione 1. Ma quello non si è ancora aperto. Da lì, oh, di accesso, di consenti accesso là. Capito, Giovanni? Ecco qua. Allora, il consenso? Ok. Vede, c'era l'avviso della sicurezza di... Ma l'ho disinstallato. Che cosa hai installato? Io adesso lo vedo. La vedi? Sì, ora lo metto pure. Allora, sta. Ah, lo sa che non te vedo, però l'ho visto ma non lo vedo. Che non lo vedo? Aspetta, Giovanni, dove stai che non ti vedo? Perché di per sé ti vedo, ma non ti vedo. È bella questa cosa, eh. Allora, dove sta? È questo. Immagino di vedere perché. Sì. Eccoti qua, Giova. Ci sei. C'è un tavolo vuoto, eh? Dove stai tu, però? Ma l'hai data di taglio? Ti abbiamo sì, inquadrato, Giova. Ok. Vedi se funziona? E il ponte quando... Ah, l'hai fatto. Sì, l'ho fatto. Ho visto anche la continuità. Vabbè, non è proprio il massimo sto ponte, però... Dai. Che fatto? Si può sempre migliorare. Ha fatto il ponte di Brooklyn? Sì. E l'hai pulito pure bene. Mo' mettigli un po' di cleaner. Qui questa pallina che fa, metti un po' di cleaner e soffialo, non ci passare con il pennello dentro, okay, sì. Cleaner. Mi ci vuole quello largo qui, ma tu come fai a usarlo questo, questa roba che non mi c'entra a me? Quale? Questo per il riscaldatore che mette sulle cose. Giudetini, il programmatore a portata di mano. No, sta in terzo cassetto. Quale Sanchez? O il Sanchez? Metterci questo sopra. Che c'è quello più largo tu? No, c'è quello che ti serve a te. Ce n'è proprio uno ed è buono. Ce l'ha il cavo lì del Sanchez? Sì, ma che modello è così? Ma lo compro. Questo così. Largo, il T12. Ma ce l'hai fermi però vicino? Laterali? Aspetta, muoviglia. Sì, ce li ho. Vabbè, ma tanto lo appoggio. Gliel'appoggio? Non glielo spingo? Ma glielo spingo, glielo appoggio solo? Glielo appoggio. Aspetta, va, giro di là. Allora, vecchio, esci. Ok. E questo, no? Ma ci sta, ci sei. Qual è questo? Ah, quello così. T12. Com'è quello che c'è lì? Quale? Oh, smonta. Quello nero che c'hai. Ah, sì. Però non c'è la rialzatura, capito? Ma per cosa? Io ne tengo pure io altri qua. Ma c'entra questo perché è stretto, mi pare. Tu togli questa e ce lo metti qua in mezzo la scheda, capito? E poi come la fermo? Con il supportino. No, così la devi mettere la scheda. Ci devi solo riscaldare la NAND, capito? Ah, è vero. Ma che lasci, togli questi due. Capito, quelle due. Attenzione a non perderle. Mamma mia, oh. E poi lo... Ma questa l'hai pure già cambiato sta vita, vedo. Tutte, no, queste non so originali, l'ho fatta io così. Fatto tutti i buchi. Eh sì, vedi quanti buchi ci sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A seconda di quello che devo posizionare. In pratica ti diverti. E faccio quello che non fanno i cinesi, no? Però questi l'hai rubato a qualcuno perché sono quelli giusti. E beh, no, le vite sono quelle rubate a qualche. Quindi così. Qualche scheda, sì. Al massimo fai una cosa. Questo lo puoi avvicinare qui. In modo da vedi se entra la vita, ce va? Sì. Ok, metticela lì. Almeno un po' la ferma. Sì. E l'altra la puoi mettere, sì. Se ci riesci ad avvitarla, sì. Qui. Vedi se ce va? Ma che cazzo faccio? Da dietro. Vedi se c'entra. Così. Sì.
vedi che ci va. Ne hai fatti dei buchi, eh? E te l'ho detto, l'ho fatti apposta. C'è un buchi buchi. Fai attenzione a non premere sul connettore, se no te lo via. Questo manco se è ancora via. Non ce va? Non prende. No? Non prende. Ci devi mettere una vita più lunga. Una più secca forse. Aspetta, forse non entra. Non è quella sua questa, non so. No? Allora devi mettere quella più lunga. O se no quella lo sposti di là. Comunque già così va bene. Così, così lo devi mettere. Così. Così si prende solo quello. Prima se hai fatto una vita diversa, se no può servire. Queste sono le modifiche che si fanno per lavorare comunque, eh? I preriscaldi. Non tutto viene già costruito in maniera precisa. E questi vanno meglio in questo un paio. Questa è troppo larga, ci vogliono col passo più piccole, questa è troppo grossa. S e A abnormal. Forse non è saldato bene. Forse, togli il forse. Non è saldato bene. Aspettate che abnormal. Che non va, no? Quelli che ho trovato sono troppo grandi, non ci va bene, ma questa cosa che ci potrebbe andare, però, perché sembra che vediamo un po'. Vabbè, c'è entrata così senza il coso, basta che non viene fermo, no? Sì. Senza il fiore. I buchi sono fatti per quello. Ok, adesso possiamo accendere e dare un po' di gradini dietro. Ok. Mi ha dato 1,50. No, gli ho dato di più perché dietro c'è la bardatura. No, che no, qua sta 1,50. Sei sicuro? Io gli volevo dare di più. Sono sempre a bontà. Io volevo dare più fiducia, su. La fiducia non la vedi, le pregati la pinte, la pinzetta. Ah no, ecco. Io non ho toccato niente, comincia, eh. Non mi rubate i ferri. Sempre a dire rubo io, eh. Stai attento, non ci provare. Io allora! Guarda che quello che sta a fare è fuori fuoco, non ti posso mandare in diretta questo fuori fuoco, eh. O lo metti in fuoco o non te ci mando in diretta a far vedere come lavori tu. Va bene, eh? Sei sicuro che va bene? Mo te lo dico subito, eh? Dove stai? Eccote qua. Oh, sì, questo sarebbe il dot? Sì. Bravo. E poi? Gli devo dare giusto un po' di riscaldo. Che cosa ha dato ad errore? I due quadranti, S ed A. Ma guarda che la parte qua sotto mi sembra che il filo non è manco saldato. No, ci sta la continuità, ci sta. Ma quel condensatore l'hai spostato te o sta messo bene? No, non lo sta messo bene. Sta messo bene? Sì. Sei sicuro? Sì. Ma accendiamo? Non farti prendere in giro. Ma accendiamo, Giova? Lo puoi accendere. La misurata se sta in corso, Giova? Sì. A posto, scusi il disturbo, Intanto qui ancora non abbiamo raggiunto la temperatura giusta per poter cominciare a lavorare, quindi sto tergiversando, detto tra noi. Che mi chiederesti il mio togli resina, dottor?
che ti ho prestato ieri e che non me l'hai più ridato? E mica l'hai prestato a me. Sì, a te, a te. No. Tu hai anche detto che si chiamava ridammelo. Questo qua dici? Sì, bravo, vedi che lo sai. E stai con viaggio, Sto riscaldando. Ma per saldare il filetto riscaldi tutto quando va Gigio? No, il filetto lo sto ripolando sulla parte nuova. Il filetto l'hai rifatto? Sì, 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 sì. Ah, ok, se lo dici tu. Scusi, Ok, ragazzi, andiamo a lavorare anche noi. Cioè, stiamo lavorando. Parlavamo. Questa è la mia Nendes. Una Toshiba G8, quindi è una 32 giga questa. Perché il G8 non è quello che fanno le nazioni, il simbolo che ci indica da quanti GB è questa scheda. Allora, la temperatura è stata raggiunta, segniamo se è calda, si è appena tiepida. Andiamo a rimuovere intanto la resina attorno. Ma questo qui c'è troppo piccolo. Aspetta, vuoi vedere un attimo? Che devo vedere? Un attimo, le cartucce che noi devo cambiare. Dai un colpettino. Perché non sai quando. No. Ma non si fa mai. Ma no, no. È stato detto. No, 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 non stava acceso questo qua. Non stava acceso? No, no, ma no. Non si deve mai saldare sulla rame così. Questo non ti devi fare da supporto, perché se non accendi questo, prima di saldare questo, ce ne vuole di tempo, perché si deve riscaldare questa storia qui. No, ma io ho fatto con l'aria calda, ho lavorato. Lo so, però l'aria calda poi tu smaltisci il calore con la pioce che c'è sotto, e ha voglia a darti, prima di farlo. No, oh, ok, ok. Capito? Questo ti fa da dissipante. Ok, perfetto. Qua uscite le pallozze, fallo meglio, sta... sotto, guarda. Lo vedi? Di qua sta da una parte e da qua sta qui dentro. Riusciamo a saltarlo? Ok, sto facendo a 300 gradi. 300 gradi. Glielo dai di taglio così. Ok. Non glielo dai di sopra. Glielo ok, di ok. Questo non ti serve. Prendi una basetta pure le MA, tanto pare che... gli dai il calore, poi si dovrebbe saldare la... Allora, adesso andiamo a rimuovere la NAND con l'apposito tool e con la giusta temperatura. Rose rosse per te. Ho comprato stasera questo qua, degna questo, degna e oh,
sembra che l'ha saldato la Apple, No, la Apple salda peggio. Questa l'Apple non salda niente. L'Apple c'ha solo i macchinari automatici. Capito? Vabbè, i macchinari dell'Apple. Ah. Oddio, è meglio? Non mi dici. Questa è una vita. Sì, stanno qua davanti a me, adesso però non te posso dare retta, La vista. E poi ci troveremo come le tarde. Bene, qui piango. Forse non ci incontreremo. Guarda qui, piccolo deve essere il bel Va a vedere. Quello è grosso. Poi se ci sarà così non va bene. No, allora, questo qua. 8 mm. No? E quello che utilizziamo sempre? Metti a fuoco. Ok, l'abbiamo tolta senza fare danni. Qui si è un po' scoperto, ma andremo a metterci sotto il maschera. Questo meglio di così, difficile da ottenerlo perché qua sotto c'è una resina durissima del cavolo che rompe le scatole. Togliamo intanto questa anello, mettiamola da parte. Allora, poi ci troveremo come l'estate a bere del whisky a allora dobbiamo vedere come muoverci qui sopra. Oppure non ci incontreremo mai. È andato Giovanni? No? È andato? Sì, volevo andare. Sì. Fammi passare lì. Era quella basetta la che si va troppo. Vedi, quando uno ti dà i consigli li devi ascoltare. Va a vedere. Che cosa? Vediamo qua. A chi? Ah, io ti conoscevo da te. E qua sta bene. E qua sta bene. Ma è anche dritto, no? Sì. Okay. Ma adesso che pulisci? Pulisci questa parte qui? Sì. Aspetta, no. Ti mostro come da qui. Dentro non devo andare male.
Ti faccio solo con il compressore dentro. L'alcol solo qui. Bere del whisky a Roxy Bar. Ognuno col qualcosa, ognuno diverso. Penso ai fatti suoi. Se c'è una pizzetta con i con i becchi di plastica è meglio per tenerlo aperto. Quelli di ferro non vanno bene. Se no, dovresti bucare il freddo. Capito? Ma i tacci due, manco del sfioro, già dei buchi. Sei un po' stronzo. Non pensavo che eri così oronzo. Ancora no? Mi dà S e A, no, mi dà S, solo S abnormal. Scusa, Giovanni, ma tu dovresti fare gli step in modo giusto. Okay. Cioè, tu quando l'hai smontato dal flat, no? Sì. Fatto il ponticello, lo testi sulla macchina e vedi se tutte e quattro stanno a posto, poi lo saldi. Perché adesso tu c'hai pure il dubbio che non non dovresti avere dubbio, perché se il ponticello l'ha fatto bene dovrebbero essere tutte e quattro i poli, no? Il ponticello ci sta, è fatto bene. Questo vuol dire. Però mo, prima mi dava SA, ma mi dà questo lato qua S. Devo riscaldare giusto un'altra volta. Solo S le manca? Sì. Mettici un po' di flux. S sarebbe il lato, il... Non l'ho più piccolo. Vado di istruzione. Questo telefono si apre di stringerà un francese. Wait. Che stai a dire? Non vedi che suona qua il tester? Ah. L'hai sentito? Ah no, perché si sa per spegnere quando suona. E tu hai detto il telefono, non hai detto il tester. Vabbè, chi mica sanno che sta suonando il tester. Sarebbe questo lato qua. Allora. State ferma, state muovere. Seguiamo questo criterio qua. Questo sarebbe questo lato qui. Ma non è, perché sarebbe questo lato qui e questo lato qui. Quindi ci metto un po' di flux. Vediamo se lo riusciamo a recuperare. È quello che volevi dire? Resisti. Display. Riuscite a dire la memoria? Sì, sto pure. È difficile da pulire questo perché è molto duro sta resina del cacchio qua. Come quella del 5 è rompicazzo in pratica.
e poi la devi ammazzare piano piano, se no sgraffi tutta la scheda, capito? Giova, togli il dotto, togli il dotto da sopra, dai. Ci sei riuscito, Giovanni? No. Mi dà sempre essere abnormale. Lo posso vedere un attimino per curiosità? Sì. Ma ce l'hai smontato o montato? È montato? Essere di Oronzo ti dà? Sì. E lo vedi, sta saldato bene. Ti calmi, mi faccia guardare. Posso? Sì. Mi permette? Ah. Oh. Oh, la IR camera non me la vede? La tua IR camera non la vede? Non vede né la IR camera né la front camera. Ah, siamo migliorati allora. Però per il dot. Non è che bisognerebbe di... Se non gli facciamo un aggiornamento. Quello che ti dicevo. Magari prima, siccome la dava scassata, no? Non può essere che te la vedi, allora c'è bisogno di ripristino. Ok, allora. Fammi un angelo negro, tutti i bimbi vanno in cielo. Questo è il nuovo sto cavo, vero? Sì. Dipingi con amore, perché... Respingi il mio... Ah, si è spento quello. Il mio dolore. Se vede i bimbi negri, il Dio sorride a loro. Non sono che un poretto di negro, ma nel nome del Signore... No. Oh. Che stai facendo? Che cazzo? Sto vedendo un attimo il dato di... Se lo sto risaldando un po', perché da un lato non è asceso. Lei permette? Prego, prego. Usi il disturbo, eh? No, faccio come se stesse a casa. Mi porti il macchinario, Giova? Non è questo, non è qua, già mi è cagliato, perché non era saldato bene. Sì, ma tu devi far bene le piazzole tutto. Sì, ma... Già prima chito dovrebbe andarti bene. Okay. Già di prima volta dovrebbe andarti bene questo, eh. Se tu l'hai pulito bene, l'hai saldato bene. A parte che con lo stagno originale un attimo. No, Alessandro me l'ha fatto dopo. Perché non leggo la batteria. Scarica la batteria. No, non la leggo proprio dentro. Ah, tu non ce l'hai? No. Ah, questo è quello tuo? Sì. Il merda di macchinario? Ok. Anzi, no, di macchinario di merda. Un attimo solo, accendi un po'. Acceso?
Però ce l'ha la mia bolletta per salvare, no? Sì. Ok, allora. Questo... qua. Sì, no, no, stavo solo vedendo... di come sotto ho sentito il caldo, non è questo, è per terra dove ho saldato il caldo. Allora è questo, no? Antisesac 31 va bene, vediamo il check adesso. Sempre l'S non te dà, l'anode sarebbe, no? Dice qua. Sì. S anode abnormal. Questo allora è stato messo male dall'inizio, poi tutto il resto è buono. S proprio. Lo devi togliere già. Perché ormai non, pure io ho fatto scene, ma mica lo possiamo mandare ancora una, no? Perché non sembra che è sceso tutto, solo che se quella parte non fa è perché proprio all'origine sì, è tutto solito, è sceso bene qua, vediamo qua, pure qui. Può essere pure la flotta. Questo no, ma che c'entra? È nuovo, mi hai detto? Perché dovrebbe essere la flotta? Vediamo se l'hai rovinata. Ma questa era nuova o era usata? No, guarda, quella della Jessie. Era nuova, no? Sì. Okay. Continua a dimmi che la Jessie, lo so, tanto questi qua sono solo questi, non è che li puoi mettere un altro. No, la fatta è buona, non c'è sta niente di che non va. Allora, un cazzo se fa bene, questo se salta quello... ma quello fai che già si fa da solo. Capito? Niente, questo si fa da qui. Non qua da guardare. Quando hai fatto il ponticello stai a posto. Me lo vogliamo togliere, Giuseppe, un attimo e vediamo. Sì, sì, per te. Un attimo solo, Lei mi permette un attimo. Sì. La S sarebbe questo qua, questo stronzo qua. Il chimetro, eccolo qua. A che parte siamo messi? Sì. Oh, dove vai? Scemo. Sta fermo. Mamma mia che balle, stai fermo. Un po'. Ci va. Lo dobbiamo togliere, lo daremo solo. E poi lo testiamo prima di metterlo giù. Non ho capito. A parlare con lui. Ah, lo vogliamo. Lo tolgo al volo e lo testiamo sul macchinario separato. Ok. Perché se anche separato non va. Cazzi, però dovevo andare separato, no? Giusto? Se metto un peso, se no si toglie. Presento così, no? E lo togliamo. Vai, bello, esci foglia qua. Tanto a toglio, poi devi rifare lo stagno sia sopra che sotto. Vediamo lei che non toccava. Eccolo, quella parte là non toccava, lo vedi? Questo già. La parte sulla destra. Questo qui non toccava. Oddio, questo è andato attaccato. Vedi che non c'è appegnato lo stagno qua? Sì. Come cazzo faceva a toccare? Potevi saldare 100 volte ma non ti saldava, no? Allora, dammi un po' il macchinario e poi testiamo intanto il LED module. Questo lo devi ristagnare. Ammazza che mani ghiacciate che c'hai, oh! Porca miseria, ma ce lo vedi il sangue? Ah, no, solo questo è ghiacciato. È la mano del cuore. Sì, se è la mano del cuore posso capire, no, questo va così. Io sai, qualche volta mi è capitato che si è spaccato là dentro. Devi stare attento a non spingere. Ti è capitato pure a te? Sì. Poi piano piano. È uscito una lama di chitarra morta. In pratica tu devi fare attenzione, che laterale... questo potrebbe sporco lateralmente, quindi quando andate a mettere ci rischiamo di spaccarlo. Tu lo devi pulire bene. È un po' perché non scende. Che cazzo ci si è lasciato? Un po' di merda attorno qua. Un po' di cacca. Questa parte qua è un po' sporca. Allora guarda quanta sporca ci si è lasciato sotto. Ma che si lavora così, Giova? Dove era va tolto questo? Ma come cazzo? Gli hai dato tu la testata? Ah, non gli abbiamo ancora dato la testata. E chi no. Lo dà? Se no... Ah,
Vabbè, questo modo è sporcato perché la... No, c'è ancora la resina, che stai a dire, Giovanni? C'è ancora la resina? La resina dietro, non va tolta per niente. Sicuro. Ecco, la posso togliere io. Ma quello lo sporco si è fatto con... No, questa è resina, Giovanni, questa roba nera qua, che è sta, vedi, questa qui? Vabbè, non pulita dentro, è già quello... C'è zozzo? Io ma quella non la tolgo mai. No, hai capito? Ah, ok. Dopo se no viene troppo pulito sto coso. Ma sei sicuro che non te l'ho detto di pulire? Ah. Ok. Vediamo adesso, Allora, questo è così. Cazzo, c'è proprio stretto sto coso qua dentro. Oh. Ah, no, aspetta, da salino poco. Salo lo scalino, bello. Ok. È un po' da ripulire, però andando dovrebbe sentire uguale. Metto modo, come no? Cerca. Vedi quello che mi dico. Ah, ma non prende D, però diciamo perché mo io a seconda da come spingo, no? Andrebbe pulito. Vediamo. Però quello che a te non funzionava funziona, quindi vuol dire che va pulito e funziona tutto, no? Lo pulisco io, che tu non ti mangi. Che? Mi sta la macchina del cacchio, non mi tirare le gambe però. Allora, probabilmente la parte che non piava perché ci sta, vedi, sta un po' di, oh, guarda questo qua quanto è alto, mamma lo carmela. Vabbè, questo è il nome quando abbiamo riscaldato, Giuseppe. Vai giù, rompe scatola. Ma io preferirei in genere quando fa questo faccia la potrugna, no? Non così che non si può fare. Lo ficco dentro, così è stabile e lo pulisco, capito? Spiego? Dottor? Ok, io utilizzo il... Tu c'hai quell'altro là che hai pagato un botto, usa quello, no? Quale? Questo qua? Come fanno vedere l'altro giorno, che marca era? Mi sembra che era della UL. Sì, no, ma sta questa del dottor, va bene. No, perché si muove là dentro. Non mi piace. No, ma devi guardare la borsettina. Per ribollarlo va bene, per tenerlo fermo no, secondo me. A dare sta più fermo possibile, che tu hai da lavorare, capito? No, dovrebbe star fermo. Ma hai cancellato tutto o stai a fare visto? Ah no, visto la mano perché sennò no ci voleva la password, c'hai ragione. Sembra uguale sto stronzo. Mannaggia chi ti ha morto. Ma chi ti muri? Mettilo. Pensami un po' quello della UL che mi ha fatto vedere prima, che quello che chiappa tutti i chip, no? Ce l'hai? Sì. O il tuoli, ce l'hai il tuoli? Sì. E dammi quello. Questa è stata ferma, che rompe un cazzo così. Il tulli. In genere lo faccio pure senza, però... Sì. Aspetta, allora, guarda come... Per farlo senza, Giova, tu reggi lui con un twizzler, no? E ci fai camminare, vedi, così. E ci fai camminare questo, vedi che... A rovescio fanno, vedi? E risparmi e non prendi il tulli. Non prendi la tua latte, capito? Ok. Diciamo che come sia gente che... Che avete voi è stato sulla Mercedes, no? Ecco qua, capito? Si può lavorare anche a risparmio, eh? Perché poi Botrugna dice sempre che per risparmio si compri cosa da 42 euro. Però sono un po' di no. Non so, pure io parlo quando ho alcuni tool che so, comodità, lui dice no, la merda che ho. Allora, stai fermo, disgraziato. Ok. Compimento di cazzo, stai fermo, mamma mia, qualche passo lo sono, guarda quanto schizza, ok, esci, niente, dammi il posto tu, vai, lo finisco da pulire con quello, visto che esistono, ma è così quello tuo? Sì. Non è come quello di Alessandro però? No, ah, ma tu dici quello sì, lì? Sì, ah, ok, no, quello non l'ho portato. Questa è un po' una cagata. Prendi il tuo, la lista. Eccolo qua. Questo non c'entra un cazzo, c'è i soldi per gli altri. Dove va questo coso per fare il F6D qua? No, questo serve per fare, io avevo capito questo. Dammi quello di Alessandro, mi butta sto coso, fiondolo al muro.
Oh, però ci hanno mandato bello colore, come mi ci hanno mandato? La mia mano mi ha mandato azzurrino. Invece che io mandavano vecchie. Azzurrino me l'hanno mandato. A te? No? A te ti hanno mandato azzurro? Questo è lì. Questa è tutta un'altra cosa, giù. Questa sì. È quella la dritta Giovanni che mi ha dato. Ah sì, sei stato tu giù. Me l'ho visto, oh, dico, che roba. Non ci dormi la notte per conoscere la roba tua. Giù. Tu ci hai indicato pure il Borneo, che l'ha scoperto tu, no? Certo, ci ha dato la sola al Borneo per un periodo che non funzionava. Però, no, non è che non funzionava, bisognava aggiornarlo. Ma da qualche parte c'era scritto che bisognava aggiornarlo? Io ho il problema del VPN, Io ho contattato quello. E ho detto, sì, ma che mai fa qua? Ci vuole ripristinare, sempre che li contatti tu, Tu c'hai i contatti? I contatti li attendo con quelli della... Ce l'hai in WhatsApp? Gente, che mi fa qua? E quelli che ti ha risposto? Mi mandai un pacchetto che ti ho mandato pure a te. Ma sempre a fumare stai questi pacchetti tu, Sempre a fumare, Io non capisco perché stai sempre a fumare. Allora. Vedi com'è bello pulito, mo. Così ha da fare, A così sta lavora. Non si è fatta così pulito prima tu. Perché non avevi il tollino. Ah sì, non avevi il tollino, sì. Lo puoi fare pure a mano. Comunque Giuseppe, si vai scavando, coppi forum, coppi cose. Quanta cosa truff. Trovi pure questa soluzione che dici tu? No, si trovano le cose, però basta sapere solo scavare. Ritorna a Bodugni che tu si mette a piangere. Che lo abbiamo rubato. No, poi quando è nuovo? Lo conosco. Poi lo pulisci. Vediamo adesso se lo riconosce. Poi stiamo al momento del dunque al solo del poi, Che c'è stato davanti? Lo spazzolino. Fai il spazzolino. Allora, vediamo se adesso lo vedo. Dovrebbe vedere, no? Ma pulito. Non è più zozzo come prima. Io però comunque ho sempre paura di chiudere la finestra qua. Io la finestra non la aiuto più. Prima controllo se. Perché è uscita la lacrima di Cristi. Come è sceso bene, possiamo. Lo sento con la dita, possiamo pure. Light module, ok? Check. Vedi che via tutti quanti. È tutto normale. Ok. Perché mo è pulito. Ok. Tu sei una sozzotta. È un po' un castello, però eccolo qua. Non lo forzo mai, perché sennò veramente come se fa quattro riezze e poi ti vanno via a te. Legge questo. Dobbiamo aspettare. Tieni, come fa questo così non lo fa mai a fare. Poi se non devo un giorno che attivo. Tienilo là, che vuoi, attivete! Mamma rugarba no! Ma tu lo devi fare il dottor. No, vabbè, che poi ce l'hai il tool per il dot project? Che rompi le scatole? Che cosa? Eccolo. Questo qua della Gandhi. Questo. No, quello serviva. Lo tengo pure, lo tengo pure un altro là. Sì. Ma quello serve per. Ma lui ce l'ha per sport, non hai capito? Lineare. No, per fissare e pulirlo. Quello lì è. Sì, preferisco però quell'altro per c'è la molletta. Ma dopo che vuoi non lo dire una molletta? Prendi adesso. Prendi ecco. Sta attento a te che te meno, Alessandro, Hai sentito? Guarda qua. Ce l'hai qua. Questo lo metti qua dentro, lo pisci. Ma leggo pure là sopra. Vedi. Ma quello non vale una se... Una sega, sei a dire, Ti ho sentito da qua, Hai visto? Guarda che bella mola che c'è questo. Però è invece un po' più tosse, però. No, ma quello non vale una sega. Ma non quando siete zuzzi, però, Sega, cittadani. Scusa, questo perché ce l'hai? Di più. Ce l'ho qua c'è sport. Anche il... dalla parte dietro, se proprio vuoi, lo giri l'inverso, lo metti qua dentro. È la stessa cosa di quello. Vabbè, tutti questo qua ti ho visto. L'hai visto pure? Sì. Ti lavoro con questo, vedi. Che vuoi? Ok, perfetto. Ti stai fa i numeri. Vuole un Lucano. Secondo me se lo stagno questo qua della Gesti è buono, secondo me si fa molto tempo invece di bollare e cose. Un metri a
parlare di politica? No, dico quello sogno che c'ha a me. Quello che c'è stato all'origine, certo. Sì. Tu ormai l'hai fatto secco perché. No, io quello l'ho tolto. E che ci sei messo? L'ho ribollato. Questo, dammi quello e dammi quello. Aspetta, della, aspetta, Giuseppe, che sei come l'ostia. Dammi il tuo della manto là. La manto, di. E muovete che c'ha già la fame. Ormai è quasi ora da mangiare, eh. Tieni, guarda che ora è. Che cazzo è sto coso? Ah, beh. Ma che è tutto zozzo? No, no, innanzi, proprio usato, Giuseppe. Perché è zozzo allora se non si è mai usato? Che è sto coso qua? Che ci sei poggiato qua? Mamma mia. Presentami qualche... qualche alunno tuo là, di quelli che c'hai da là? Qualche residuo... Sì, sì, ho capito, va. Non ho capito, non ho mai usato però è zozzo, eh. Qualche residuo bellico. Quella non la fumiamo. Ragazzi, è andata a fumare? Sì. Guarda che schifo. C'è stato tutto qua dentro. Ok, fumiamoci. Un po' più pulito, no? Appena appena, eh. Allora, quando abbiamo fatto questo, così, più di 8 sensi. Perché mi è impalzato? Ci siamo? Facciamo, Alessandro. Ma dove cazzo sta? Perché non ci va? Quel puntino non sta preciso, vedi che forse è capitato qualcosa, gira sta a rovescio, no. Gira all'inverso, forse così va, gira un po', ah. I dosi qua mi va tutta la roba strana, ma c'hai due, ma è questa la stessa cosa, però adesso non c'ho questo, ce l'ho un altro io, mi devo quello azzurro, c'ho l'angelo azzurro, certo. Questo è duro, angelo azzurro, questo è duro, non ci piace, vediamo un po'. Sì, andava rigirato, ok. Ecco qua. Però non è preciso, eh. Vabbè, l'importante è che c'è sta il quadratino. È un po' a cazzo, eh. Ok. Se sei duro, angelo azzurro, sta azzurro, non ci piace. Sto tu che ti dietro nasce, fa la guardia, non ci piace. A che punto sta Alessandro? Sto di nuovo flesciando con un'altra termina, voglio vedere. Ma che ci vogliamo mangiare oggi? Ecco, mo ha detto che offrivi tu, ma oggi che ci vuoi mangiare? Oggi io offro io, però devi lasciamoci a te, no. Stupiscici. Alessandro, ci facciamo stupire. Vuoi c'è digli le preferenze che c'ha, Alessandro, che vuoi mangiare oggi? No, per me possiamo stare pure un po'. No, che si scegli, non è... hanno mangiato. Se ha detto l'amico nostro, non me l'amico nostro, lo portava sempre la roba, ti ricordi quello lì all'angolo? Chi è? Coccio, come si chiama? Quello che sono andato l'ultima volta. Sì, sono quando sono l'ultima volta qua. Sono andato a mangiare. Non so se col Covid è aperto, eh. È aperto, è aperto. È chiuso il lunedì. È aperto, io la pizza me la tocca sempre là. Che no, se c'è posti, se magari oggi è pieno. E chiamami, dove va giù? Poi chiama chi cacchio te pare e chi vuoi. No, chiamo questi, mangia bene. Lo so. Aspetta, ora ci metto questo. Non di suggerimenti alle persone che stanno a guardare, poi ci rubano un mestiere. Che da di... Zitto. Zitto. Stai a parlare. 220 gradi, vabbè. Sta buono. Ah, tu usi questa? Di che? Questa temperatura qua? Sì, perché? E io utilizzo 183 gradi. Ancora con dito? Allora, sta zitto, no? Puoi parlare, dai, sto scherzando. Utilizzo 183. Perché? Ah? Perché? È perché è più stabile. Ah, e perché? Secondo te questa cosa scalda?
Si scalda questo, secondo me. E io l'altra volta ho utilizzato 138 gradi. Adesso tu quando mi dicessi che la 138 gradi non si usa per riballare un rotto. Per PC. Per l'integrale. Puoi usare quale vuoi. Questo costa pure un po' più basso. E a questo punto mi conviene utilizzare questa. Scendere prima. Oh, comunque ieri sera con mia casa mi facete due tenens. Due che? Due tenens. Sì, vuol dire la birra? Sì. E? Mangiai tre panini all'olio. Mi hai fatto due tenens da 30, da 66? Sì. E pizza che c'è. E mi mangiai tre pane morato con il prosciutto crudo e un po' di formaggio. Non mi ha detto niente, che stavo un po', capito? A me Rossella non tenate la televisione, tenne Chromecast, ma era mettere con le YouTube e cosa ci facciamo. Comunque il tempo che mi metto nel letto mi ci voglio stamattina alle 8. Ma sta a dormire, vuol dire? Oh, un uomo ci fa tirare il muto, Giuseppe. Ma io da vecchio non dormivo così, io perché tengo la notte niente, tu che c'è? Vuoi ci fa tirare il muto? Intanto conto le figlie perché ci hai pensato moglie. Oh, però tu la senti, Giuseppe, non dormi bene. Che fastidio, capito? Sta... Non è un fastidio, anzi, meno male che sento, però, un conto quando non senti nessuno, un conto che... Oh, ci attiviamo, che 10 minuti. Com'è? E poi abbiamo che 10 minuti, 10 minuti lì. Vabbè, quindi si fatta 8-9 ore di sonno. E io non dormo molto, ci credo. Ma perché lavori o perché sei in sonno? È perché la sera faccio sempre tardi, che comunque lavoro, tengo sempre il lavoro da metti fare. Metti a smanettare, capito? Pure la domenica quando sto a casa che non devo andare a lavorare io alle 8 ma se 8 e mezzo sto a terra. Sei a terra nel senso che ci sono? No sto per la linea. Ah, a terra non mi piace svegliarmi tanto. Buonanotte. mi sa che è danneggiata la camera ieri. Ma che sta qui? Vedi? Ma è colpa la mia. Hai visto? Motte la prende tutta tranne la beh, questa qua, la front camera. Però la IR adesso la vede. Ah, proprio su quale della vede? Quale della vede vuol dire non necessariamente funziona. Vuol dire che è alimentata. Se metto l'altra non me la vede. Capito? Ah, ok. Ah, quindi questa non è la sua. No. Allora, qual era quell'applicazione che per controllare la IR? Non ci esiste. No, Alessandro mi ha detto io. Non esiste, ti dico. Vai, IR camera. Vedi che ti escirà l'immaginetta con una faccia. Ma sul telefono funzionante stai a dire? Ah, vabbè, che cacchio c'entra? Io pensavo che dice che esisteva un'applicazione per misurarla prima. No. Allora, fammi andare un attimo su IR camera. Internet camera, pro camera,
Nike Dye SLT. Esce una faccetta? Sì, grigia. Omega Passivi R. IR camera, tutto attaccato, no? Non esce adesso. Ok, andiamo a risaltare. Devo vedere come si chiama, però. Vabbè, se lo fai tempo, fine del turno, ci vado a mettere. Sì. Adesso mi attesa. Come ci è andato? È quello che abbiamo fatto noi. Che senso ha? Che vuoi? È quello che abbiamo fatto noi. Sì, questa l'ho pulita io, guardate che è pulita bene. Fare l'amore poi, che senso ha? Ma un altro flex ce l'hai di questa? Che significa? C'è il flex della internet. Sì, ce l'abbiamo, quanti ne vuoi? Vabbè, dopo, ora la provo. Entra le due, no? Sì. Ma non te l'ho data un'altra infraverba lì? Sì, me l'hai data. Io l'ho da là, no? No. Io fa non li vedo, altri. Gli ammucchiati qua non vedo un altro cavo. Ma ti posso dare, se vai tu qualcuno da fai verificare, aspetta, vai intanto con saldo questo, perché intanto per saltare che c'ho, che non sa fare la saldatura, no, non vuoi fare il sostegno spirituale? Arrivo. Devo vedere in macchina. Dopo fanno la pausa pranzo tanto, no? No? Una volta che hai visto che questo funziona fanno la pausa pranzo, vero? Sì. Andiamo a mangiare qua vicino. Ok, un attimo solo che ho saldo. Che fa prima con gringo. Quanto sta spostato? Ok, così va bene. Tengo fermo, che faremo con gringo. Vado.
Devo essere subito saldato. Si è già allineato. Già si è posizionato, l'hai visto, no? Io lo facevo da sopra, invece così da vado è meglio. Arrivo da vita sopra? Sì. È caldo. Una zero per te, Alessandro. Ah, 15 per quello nei lati, non passa una volta che sei allineato. Faccio saltare pure bene la parte da dietro. Se di per sé quella da dietro mi sembra che è una massa. Vai. Ok. Ah, questo è andato. 1, 2, 3, 4, passa. Questa tubolette del stagno qua quando le togliamo, le vedi che le tubolette scaronze lì, quando le vedi? Allora, qua sul lato? Sì, verso le pezzi, c'è stato un tubolettino, stai tu, questo è qua le stagno, le tolgo qua. Questo è qua. Una piccola, piccola, ma per formare. Vediamo, se il macchinario si fa tutto a posto, vuol dire che intanto lo guardi, gli do uno sguardino. Yes. Yes. Poi in caso di esito positivo mi vado a fare l'allineamento prima dal lato flex e poi dal lato opposto mi vedo solo se è allineato orizzontalmente. Hai tolto la parte metallica dal coso? Sì, l'ho tolto. Si strunzo. Guarda, toglie. Che ti aiuta a tenerlo fermo, no? Dammi sto coso, vediamo se sta a posto. So che sta a posto comunque. Allora, ok, ho fatto un liscio bestiale. Dammi un po', vediamo se c'è la liscia. Ok. Come ce l'hai detto tu? Come ce l'hai detto tu la macchina? No, questo è la loro batteria, forse che l'ho usato, però... Accendi un po'. Accendilo tu, sto cosa che spendo. Oh, questo è caduto. Ma metti già una batteria, c'è qualcosa che l'hai consegno. Non ho il tempo per metterlo. Lo so. No, laboratorio, ho messo quella dal 6. Questo è la giornata con macchina, no? Questa qua è cinese. Non è originale? Originale, della gestione. Però ora devo chiedere il piacere a Ivan, che già mi deve aggiornare le altre. Allora, 31 ce lo dice, 11 però ce lo dice. Vado? Ok. Vada. Madonna, tutto normale, sono stato bravo? Sì, yeah. Ok, ma dobbiamo vedere dopo un attimo la linea. Aspetta, che dove vai? Stacca... Vedi che questo cavo è tuo, eh? Sì, te l'ho preso io. Quanto saluto là? Aspetta, che cazzo ho fatto? Stacca dove il bagliato. Allora, prima cosa, devo mettere questa flash. La devo mettere. Ah, non so dove lo vuoi mettere, eh? Allora, ragazzi, qui è tardi, ma sai che ora che andiamo a mangiare? E questi vogliono ancora lavorare, scommetto, vabbè, questi due... Si stancano mai di lavorare. È domenica oggi, mortangoli vostri! Ecco qua. Andiamo. Meccanismo. Dove si deve essere? Ho sentito. Oh, vedi che è un allineatore, me lo sono preso dal cassetto tuo. Che cosa? Ah, quello. Terzo cassetto, per allineare. Mio, sì. Questo è tuo. Sì. Ah. Tanto non l'hai usato. Non l'ho usato ancora. Ma no, dopo l'uso te lo faccio a occhio, quello giusto per tenerlo fermo, ma se no faccio a occhio adesso sì. Giovanni, mi fa perdere tempo qualcosa, però capisco che tu usa quello, ma poi quello andava usato qualcosa. Se vuoi ti insegno come si fa a tagliare la gabbietta senza tagliare la gabbietta la rimacciatura. Te l'ho fatto pulire davanti a te. Vabbè, bisogna riscaldare sopra. Certo, prima pulisci e tiri fuori. Perché sta a fare rompi? Perché poi quando lo ficchi sotto si viene bello spinto. Però su 11 Pro c'è quella placchetta di metallo, quella da mattina fissa. Ah, chi? 11 Pro. Quella la alzi. La alzi così, piano piano. Insieme dopo vediamo un attimo. L'ho fatto già, gliel'ho dato a lui poi quello che ho fatto io con tutto il metallo. Ma tu magari in macchina ce n'è alcuni? Ne piglio poi, ti faccio vedere come si fa. Sta a perdere tempo così. O meglio, non va bene, cioè, dai, tagliarlo. Sai, l'unica lo devi tagliare, se dovessi lavorare, è quando cambi le altre, no?
La camera normale non c'è bisogno. Ah, la camera frontale, sì. Ma devi tagliare per forza la camera frontale. No, sai perché puoi prendere un altro, ci metti il tuo approccio di quello tuo e cambi solo la tecnica eventualmente. La IR. La infrarete nuova tecnica, scusa. Mi fa dire. Ma che io cucino sempre termine. Ciao, è come la pasta tecnica. Ragazzi, noi ci salutiamo perché hanno mangiato, come c'è qualcuno. Quanto abbiamo fatto la diretta? 2 ore.